Quando si rivolgeva ai suoi figli diceva: i membri di una famiglia naturale sono legati dal legame del sangue. Le famiglie naturali stanno unite con i lazos di sangue. Un legame del tempo. Unità nel tempo. Ma noi, tra di noi c'è un legame che va oltre il tempo, è la fraternità, è lo spirito di famiglia. Molto difficile per me in questi giorni apprendere, ascoltare molte lingue, ma molto contento perché oggi qui tra di noi c'è una sola lingua. In medio di nosotros un solo idioma. La fraternità, fratelli e sorelle di una sola famiglia. La fraternità, hermanos y hermanas de la misma familia. La congregazione di San Giuseppe Marello. La congregazione di San José Marello. Per dono dello Spirito Santo al nostro Padre Fondatore. Al nostro Padre Fondador. Ha messo un piccolo seme nella terra del Piemonte, nella chiesa di Asti, un piccolo seme che nella logica del granello di senape è cresciuto, è diventato uno stelo, poi un albero, poi ha allungato i suoi rami, e Gesù ha detto: la bontà di un albero la riconoscerete dai loro frutti. E Gesù ha detto che la bontà di un albero si riconoscerà per i suoi frutti. Oggi siamo qui in questo fecondo ramo della congregazione. Siamo qui in questa feconda rama della congregazione. Che ha le sue radici in Asti, nella provincia madre. Che ha le sue radici in Asti, nella provincia. Così ha allungato i suoi rami nelle altre nove province. Sono rami nelle altre province. Noi oblati di San Giuseppe della provincia madre, de San José, de la provincia madre, siamo i custodi, somos los custodios della preziosa eredità, della preziosa herencia che San Giuseppe Marello ha donato alla congregazione. E in questi nel decennale della canonizzazione, al cumplirsi los 10 anni della canonizzazione, abbiamo preso un impegno come provincia, abbiamo preso un compromesso come provincia. Non solo di onorare, no, ma di custodire e di rendere sempre più attraenti i luoghi marelliani. I luoghi marelliani, il primo, Michelerio, Casa Madre. Ringraziamo il Superiore Generale che ha chiesto noi della provincia un grande impegno. E ringraziamo nel Casa Madre al Superiore Generale che ci ha dato un gran compromesso. L'abbiamo accolto volentieri. L'abbiamo accolto anche con buona volontà, con buon animo. Nel Consiglio di Congregazione. Nel Consiglio di Congregazione. Quando chiese, nos ha pedido di portare. Di llevar. Dopo 53 anni, después de 53 años, il sedicesimo capitolo generale nella casa madre. El 16º capítulo general a la casa madre. La nostra provincia.